Quanto alla situazione finanziaria, l'amministrazione Ippolito ha trovato 2 milioni e 800 mila euro di debiti. Ha dovuto ovviamente fare fronte da un lato a pagare i debiti e dall'altro ha dovuto indebitarsi con le banche perché c'erano delle situazioni da saldare, in particolar modo appunto per quanto riguarda le opere che dovevano ricevere i finanziamenti europei, pena ovviamente la perdita dei finanziamenti stessi. Quindi cosa si può imputare alla precedente amministrazione se hanno dovuto ottemperare gioco forza? Ma basta. Poi no, la vostra non deve essere una speculazione sulle persone e sui partiti. No, basta andare a leggersi le sentenze della Corte dei Conti, una ad una, a cominciare dalla prima del 2014, che avvertiva, appena insediato Egidio Ippolito, erano debiti della gestione precedente, la Domada. Assolutamente, però avvertiva la Corte dei Conti che bisognava subito incominciare a porre rimedio. Per 2 anni la Giunta Ippolito invece, probabilmente come qualcuno, non noi, ma altre forze politiche, altre liste hanno anche scritto con comunicati stampa, evidentemente, visto che c'erano le regionali del 2015, il loro candidato alla regionali. No, queste sono speculazioni, queste sono speculazioni, perché c'erano delle situazioni. Quindi, di... Lei è difensore? No, 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 io sono difensore della... No, non mi interessa, non ho mai avuto convenzioni dalla precedente amministrazione, quindi nulla mi si può attribuire. Una bella amicizia con Ippolito. Ma io posso averla con chiunque. Ce l'ho anche, ecco, ma l'amicizia è un fatto che prescinde dai rapporti politici. No, io non ho cancellato nessuno. Io non ho cancellato nessuno. Comunque, andiamo avanti. Quindi voglio dire, a un certo punto loro dovevano per forza tamponare. Cosa dovevano fare? Portare il paese ad inabissarsi? La cosa grave è stata quella di non cominciare da subito un'interlocuzione con la Corte dei Conti e rimodulare un piano di rientro. Tant'è vero che poi sono arrivati al 2016 che i milioni di euro di debiti fra naturalmente le pendenze di cassa e i debiti maturati sono diventati 5 milioni e si è dovuto fare un piano onerosissimo, 1,6 milioni che pesano nelle tasche dei cittadini crispianesi da recuperare ogni anno per 3 anni. Sono delle scelte di politica finanziaria, chiamiamola così, che giudicheranno i cittadini il 10 giugno.